Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario e Luigi Bowser Inside Story. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con Bowser che ha raggiunto il suo castello, ha battuto nuovamente Grugnosauro e a questo giro l'hanno premiato con tanto cibo. Il problema è che adesso è ingrassato. Tocca a noi farlo un po' dimagrire. Vediamo cosa possiamo fare. Qui otteniamo il pezzo per... non so quale mossa. Non mi ricordo. Controlliamo se ce la fa già sbirciare. Ah, è quella del casco. Bella, bella anche questa mossa. È un po' da essere precisi con quella mossa, però non è male. Occhio a quello. Oh, era giusto invece. Perfetto. Allora, calmi tutti. Mi ha un attimo destabilizzato perché avevo gli schermi al contrario. Allora, perfetto. Questi qua, tra l'altro, se non ricordo male, se gli diamo fuoco diventano più veloci e più cattivi. Un po' come i cosciotti di pollo, di carne quando eravamo dentro lo Yob. Vabbè che più o meno il concetto in questo momento è molto simile. Siamo sempre nella zona stomaco. E qua... ops. Posso usare i martelli? Ovviamente no. Però se gli salto in testa questo... esatto. Questo è pericoloso perché... non puoi evitare, non puoi evitare di saltargli in testa. Ecco qua, speriamo di ucciderlo velocemente. Speravo in un fantastico di nuovo. Ok. Qua è un attimo questione della profondità della mossa. Ecco qua, però due colpi ciascuno e lo facciamo fuori. Il problema è che vorrei, sai, evitare di farmi bruciare ogni volta. Tu? Ecco un ricerco globin. Se sali sulla superficie rosa, boing boing, potrai spiccare il volo. Premi A e B per saltare davvero in alto. Ma va, è difficile coordinarsi, ma non si può immaginare quante soddisfazioni possa dare. La cosa utile in teoria è... aiuto! Oh, ma guarda, Peach. E voi? Mario! Mario! Luigi! Anche voi siete stati risucchiati da Bowser! Principessa Peach! Dorastella, anche tu qui! Principessa Peach, ti abbiamo cercata a lungo e largo! Lungo e lardo! Che cos'è successo? Che cos'è quel coso? Non lo so, sono stata attaccata mentre cercavo l'uscita! Aiuto! Noi ce la portiamo via. Ciao. Ogni cellula del corpo di Bowser vuole rapire Peach. Presto, la principessa Peach è in pericolo. Inseguiamo quella cosa. Ok. E vai. Allora, qua è come la zona dei Toad che c'è il grasso che... no? Pensavo ci fosse il grasso che ci faceva riapparire dall'alto. Luigi! Eccolo lì! Sta scappando! Luigi! Luigi! Cos'è stato? Ma cos'è? Non temere. Hai di fronte a te la principessa mucosa che governa le pareti molli di questo corpo. Ti è caduto qualcosa in questa membrana poco fa, dico bene? Hai perso questo favoloso tesoro? Oppure questo spilungone verde? A te la scelta. Dimmi, che cosa hai perso? Lo spilungone... oh, ora stavi per scegliere il favoloso tesoro, dico bene? No, lo spilungone! Non mentire! Aiuto! Il tuo sottile cambiamento di espressione mi ha rivelato che propendevi per il tesoro. Ma io ho bisogno di mio fratello! Oh, oh, oh! Questo spilungone è tuo fratello e per te vale più di un favoloso tesoro. E va bene, ti credo. Allora diciamo che hai preso questo spilungone verde. Aiuto! E vai!
Oh, 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 così dinoccolato e pure elegante nell'atterraggio. Baffetto Rosso, meriti il favoloso tesoro per aver pensato prima a tuo fratello. E vai! Tra l'altro questa scelta non la puoi fare, nel senso... Favoloso tesoro, punto. I giusti saranno sempre ricompensati. Ricordatevi di me ogni volta che sentirete qualcosa di simile. Addio! Che cos'è questo favoloso tesoro? Vediamo subito! Sono delle spille! Volete che vi spieghi come funzionano? Che bello! Quelle spille addosso potrete scatenare vari effetti durante gli scontri. Davvero? Usatele bene, vedrete che le battaglie saranno delle passeggiate. Che cacchio è? C'è dentro qualcos'altro? È un nemico. Oh, epidocchi! Oh, grazie che ci hai curato a gratis. Stavo per dimenticarmi. Le due spille di cui vi ho fatto dono vi recheranno fortuna, ma solo a patto che riuscirete a riempire la barra. Quanto entusiasmo! Mi piacete, perciò vi farò un altro regalino. E vai! Che impudenza! Volevi che riempissi tutta la barra? No. Non mentire! Vediamo. Ottenere tutto e subito è diseducativo per la crescita. Per crescere in modo sano dovete imparare a darvi da fare. Sta a voi completare il pezzo che vi manca. Ok. Non deludetemi! La barra aumenterà ogni volta che porterete a compimento un attacco. Mario, Luigi, il primo passo è riempire la barra. Ma in teoria non ci serve, però. Ecco qua, colpito. Tra l'altro, Mario, dobbiamo aumentargli i punti vita. Ecco qua. La barra è piena. Esatto. La barra è piena. Adesso potete scatenare l'effetto delle spille. Vediamo. Potete sfruttare l'effetto delle spille mentre state scegliendo la prossima azione. Ricordate che dovete attivare l'effetto prima di fare qualcosa. Coraggio, tocca il punto lampeggiante sulla barra. Ah, wow, ci ha curato. Questa spilla vi fa recuperare un po' di PV e sarà molto utile nei momenti di pericolo. Ah, giusto, la barra si azzera quando sfruttate l'effetto delle spille. Sta a voi decidere se preferite nella barra piena per quando serve oppure usare le spille ogni volta che potete. La scelta è nelle vostre mani. Sapete che ci sono diversi tipi di spilla, vero? Perciò forse è meglio che vi spieghi come cambiarle. Volete sapere come cambiare le spille? No, grazie. Va bene, fate qualche prova quando provate e trovate altre spille. Gli effetti delle spille variano in base agli abbinamenti. Fate varie prove, trovate quelle che preferite. Ovviamente troveremo le spille migliori a fine gioco. E questo l'ha detto Gigi. Ecco qua. Tra l'altro ci sono anche degli accessori che ti permettono di aumentare maggiormente il guadagno di una spilla. Tipo, se non ricordo male, c'è una spilla che ti raddoppia il quantitativo di ottenimento di energia della spilla, della barra, ottenendo un fantastico. E saliamo tutti e due di livello, perfetto. Vediamo, livello 9 e... Beh, 5 punti vita, dai, vai, bravo gioco. Preso, yes, qua è stato difficile perché c'è un sacco di 1 e un solo 4. Vediamo, Gigi, tu invece... 6 punti vita, mica male, eh. Mi sa che sto gioco i punti vita te li pium pium regalano proprio così, Preso. Oh, questo anche era difficile perché ce n'era uno, tanti 2 e tanti 1. Però, che dire. Allora, ovviamente non si passa e respawniamo in alto. Qui c'è qualcosa, non mi sembra, e allora si prosegue. Ovviamente non possiamo passare. Ah sì, siamo già passati dall'altra parte. Pensavo che ci faceva fare un altro giro. Perfetto, di qua dove andiamo? Scendiamo in un'altra zona. Allora, calmi tutti. Il trucco migliore per saltare in sincro è saltare in contemporanea sul lardo, insomma. Ah, speravo di one-shottarlo, sincero.
Non riesco a capire la profondità dell'attacco quando scende. Quando sale bene o male è facile. Quando scende non riesco a capire benissimo la profondità. Non è facile perché è tutto piatto. Poi questo attacco è quasi tridimensionale invece e non capisci dove sei. Io sono Maloglobin, ma ho delle opzioni anche se sono malvagia. Più in giù qua c'è un laboratorio terribile da cui non uscirete mai più, a meno che non vi dica la strada giusta. Ma perché una cattiva come me dovrebbe aiutarvi? Se giocate con me potrei anche darvi dei consigli sulla strada giusta e forse ne guadagnerete anche qualcos'altro. Volete giocare con me? Va bene. Il gioco si chiama Confessioni di Bowser. Pronti per il quiz? L'argomento è Bowser. Bowser dalla B alla R. Dalle sue zanne aguzze ai suoi segreti mai confessati. Pronti per cominciare? Il quiz inizio. Ma prima potete fare qualche domanda a Bowser. Le sue risposte potrebbero darvi una mano nel quiz. Però ogni domanda che gli fate vi costerà 5 monete. È un mondo difficile, anche qua dentro. Allora, volete chiedere qualcosa a Bowser? Chiediamogli. Tutti pronti per le confessioni di Bowser? Pronto Bowser, mi senti? Chi è? Chi parla? Sono io, quello che sta dentro di te. Non sei Cosma, chi c'è ancora dentro di me? Dai, sono io, non ti ricordi di me, davvero non ti ricordi di me? E basta, mi avete preso che avete preso il mio corpo per un parco giochi. Che delusione. Dopo tutti questi anni passati insieme non ti ricordi di me. Ti ho cresciuto con così tanto amore. Ma la smetti, dimmi chi sei. Io, te l'ho detto che sono io. Io sono io. Sei rimasto senza parole, eh? Non sono molti quelli svegli come te che non si fanno fregare dalla mia parlantina. Passiamo alle cose serie. Ti devo fare qualche domanda. Cosa vuoi chiedere a Bowser? Parla del suo corpo, del castello non voglio chiedere altro. Parliamogli del corpo. Come mi sento? Mi sembra normale. Non mi fa male da nessuna parte, però ho la gola un po' secca. Ora che ci penso, ho la testa un po' intontita. È sempre così. Più ci penso, più mi sembra di avere qualche problemino quella. Ho anche lo stomaco un po' sotto sopra. Sarà per colpa della giga carota che ho trovato nella foresta per di mangiare tanto qua. Non ho più voglia di parlare di queste cose. Se continuo a pensarci, mi inizia a far male dappertutto. Il castello? Vuoi che ti parli del mio castello? È il mio orgoglio. Quando lo vedo da lontano rimango senza parole per il suo aspetto potente e sontuoso. Mi sembra di guardarmi allo specchio. Senza contare che è pieno di tesori custoditi nella cassaforte sotterranea. Sono i tesori che ho preso con la forza durante le mie avventure. Ma il mio bel castello è stato tutto trasformato da quel verme di sogghigno. Una volta quel miso teatro sogghigno era un salone di addestramento. Maledetto sogghigno, te la farò pagare. Fuggirò da qua e lo trasformerò di nuovo nel teatro Bowser. Basta allora così. IVA inclusa, ma dai. Ecco che arrivano tre quesiti. Rispondete bene e vi darò un consiglio sulla strada giusta. Solo un errore e fine di giochi e nessun consiglio. Ma non solo, dovete anche combattere dei mostri per penitenza. Bene. Benvenuti alle confessioni di Bowser. Lo show ha inizio. Quesito numero 1. Che cosa ha messo sotto sopra lo stomaco di Bowser? Ovviamente la giga carota, era facile. Risposta esatta. Quesito numero 2. Bowser come considera l'aspetto del suo castello? Potente e sontuoso. Complimenti, risposta esatta. Ultimo quesito. Quale parte del suo corpo di Bowser si è seccata? La gola. Risposta esatta. Fine del quiz. Avete superato il quiz, campioni! Vi meritate 50 monete per aver superato il quiz. La fortuna sorride che ha il coraggio di giocare con un Maloglobin. E voi? E adesso è il momento di darvi un prezioso consiglio sulla strada giusta da prendere. Per la strada giusta usate il tubo rosso che trovate in alto a destra. Ok, aspetta. Facciamo che me le segno. Magari me le dimentico. Potete fidarvi delle parole di un Maloglobin, rispettabile come me. Ah, basta? Tutto qua? Tra l'altro, io in teoria... forse perché abbiamo Bowser Cicciotto lì e non possiamo vederla, ma in teoria io dovrei vedere la mappa. Ah, certo, con Select la vedo, che stupido. Mi ero dimenticato. E allora, sai che ti dico? Andiamo ovviamente prima dalle parti sbagliate, perché si nascondono al 90% tutti i blocchi che ci servono. Allora, scendiamo per quello verde intanto. Vieni qua. Ecco, dannazione. Ecco qua.
Oh, e Pidocchi. Ma dai, siete tre, eh? Più siete, più punti esperienza otteniamo noi. Ecco qua, non è difficile ricordarsi i pattern di certi nemici una volta che li vedi una volta in più. Speravo di... è stato totalmente un caso quello che siamo riusciti a colpire saltandogli in testa. Questo nemico è difficile da prendere in tempo perché è veloce. Allora, aspetta. Ecco qua. Uno, due. E niente, già nel momento in cui... Gigi? Lo sapevo. Già nel momento in cui si desincronizzano quando salti più in alto, diventa molto più difficile riprendere il ritmo. Ecco qua, è stato... Devo saltare prima ancora che lui inizi a saltare. Uno, due... Ecco qua. In realtà, esatto, vedi, stavo per dire, in realtà non è difficile, no, non è facile capire la profondità di questo attacco, perché lui, o meglio, l'ampiezza delle fiamme è troppo grande e non si capisce quando sta andando dove. Quindi magari un momento in cui tu sei più in alto, lui ti sta per prendere. Ecco fatto. Dai che magari 2-3 livelli riusciamo a farli sta zona. Dai Gigi, che palle. Sciroppo. Sta zona è orribile. Sta zona è orribile. Perché si desincronizzano facilmente loro. E ok, quindi siamo ritornati nella zona iniziale. Dove siamo? Giusto per capirci. Allora. Da questo tubo ritorniamo qui. Questo vuol dire che se proseguiamo di qua, arriviamo dove lui ci aveva detto di andare, ovvero di qua. Va bene, tubo verde sì, allora. Distruggiamo tutti i nemici sulla nostra via. E in teoria già con il prossimo colpo l'abbiamo ucciso. Perfetto. Ecco qua. Gigi ancora un pochino. Vabbè, in realtà è il fatto che Mario gli abbiamo dato l'equipaggiamento che gli aumenta l'attacco, quindi non è neanche colpa di Gigi. Oh, ma dai, 15 colpi, eh? E cosa mi dai se li otteniamo tutti? Credo di saperlo. Credo che otteniamo le tessere per l'attacco speciale. Quante? 5? 4. Ok, ce ne mancano 5. Ok, se prosegue di qua si va avanti. Questo vuol dire che prima saliamo di sopra con un super fungo. 5 monete, Gigi, però anche tu. Vediamo. Mentre di qua abbiamo il tubo rosso, che in teoria, no, non è quello giusto, però quello verde è quello giusto. Allora proseguiamo per quello rosso, così saliamo di sopra. Non possiamo proseguire di qua, abbiamo bisogno della mossa spin. Ok, vuol dire che qui ci dovremo tornare probabilmente tra poco. Magari ce la insegnano adesso. Ah, ecco. Ecco, appunto. C'è un altro cattivo Globin. Le scarpe attacco, 5 monete. Allora. Penso che ogni zona giusta abbia un Globin che ci dica quale strada giusta percorrere. Non ci serve, perché a questo punto dobbiamo visitare tutto. Non mi serve sprecare neanche i, come si dice, le monete. Proseguiamo, troviamo la strada giusta avanzando.
Ecco qua. Qua sarà un po' difficile proseguire, mi sa. Già, qua abbiamo bisogno di spin. Non ci staremo mai. Ah no, cioè, allora. Facile. Facile. Un cavolo. Dovevo sbloccare tutto quanto. Io pensavo ci fossero solo ogni due blocchi, invece era una cavolata. Ottimo. Ecco qua. Probabilmente, tra l'altro, è la strada anche giusta questa. È la strada giusta. Molto probabile, molto probabile. Allora, io scenderei allora in quello rosso. Anche perché non... esatto, qua siamo nella strada giusta. Allora aspetta. Ho fatto tutta sta roba per nulla. Ho fatto tutta sta roba per niente. Oh, un blocco di salvataggio. Incredibile. Vuoi vedere che qui, esatto, abbiamo gli altri tasselli mancanti. Forse altri 4. Forse altri 4. Dubito che ce ne daranno 5 adesso. No, Luigi. Ecco fatto. 1, 2, 3, 4, 5. Ah no, 4. Ok. Come avevo detto. Come avevo detto, infatti. E credo che entrambi questi ci porteranno indietro. Il rosso ci porta qui. Ok. Il verde in teoria ci riporta all'inizio. Vabbè, usiamo il verde. No, non siamo ritornati all'inizio. Siamo da tutt'altra parte. Siamo saliti. E immagino che questa zona non ci serva a nulla. A meno che qui non impariamo spin. Ehi, Luigi! Quello è un tornado! Ehi, che mulinello! Magari possiamo servircene. Tipo, ci saltate dentro e vi fate spingere in aria. Mi ricordo di una mossa simile. Luigi, ti ricordi la vita fratelli? L'abbiamo imparato in Superstar Saga. Ti è venuto in mente qualcosa? Esatto, sì. Insomma, facciamo così. Quindi cambia azione premendo la R. Due volte. Così tu Mario... Vabbè sì. A questo punto basta premere di nuovo la E. Oh, capito. Così fate un salto avvitato. Con un salto del genere riuscirete a superare anche ampi fossati. Whee! Whee! Dai però. E se saltiamo nel mulinello possiamo andare ancora più avanti. Cosa? Vuoi provare a tuffarti nel mulinello con un salto avvitato? Esatto. Ma certo. Combinando la rotazione di un salto avvitato con quella del mulinello potrete volare lontano. Non perdiamo altro tempo. Infilatevi nel mulinello con un salto avvitato. Ma va? Chi l'avrebbe mai detto? Allora prima, esatto, volevo vedere se c'era qualcosa. E con questo otteniamo l'ultimo pezzo che ci serve, che si trova da questa parte. E tra l'altro, oltre al pezzo e la nuova mossa, possiamo scendere da questo tubo e andare dall'altra parte in realtà. Ecco la nuova mossa, che si chiama il trampo casco. Adesso potete usare il trampo casco. Volete provarlo? No, grazie. Allora, abbiamo ottenuto una nuova mossa, abbiamo ottenuto una nuova abilità. Proseguiamo. Ecco qua. Prima moneta e fungo cura. Vediamo, dove ci troviamo? Ecco qua. Non posso vederlo perché siamo sul grasso. E non usiamo la mossa nuova perché in questo momento ne colpiremo solo uno e non ha senso. Ecco fatto. Ecco qua, a posto, bravo Gigi, in teoria... per poco, saremmo dovuti riuscire ad ucciderlo. Avremmo dovuto riuscire a ucciderlo. Per quel pochissimo che mancava, alla fine ce l'abbiamo fatta. Bravo Gigi.
e salgono tutti di livello. Allora, Mario, io te l'ho detto, 4 di punti attacco, non male. Vorrei aumentarti la difesa perché tu ne hai bisogno, maledizione. Preso. Non c'erano 4, c'era solo questo 3. Giusto per iniziare ad aumentarli un pochino, eh. Ecco, anche Gigi qualche punto azione a questo giro te lo farei. Preso. È stato molto più facile che prendere il 4, perché quando c'è il 4 ci sono anche un sacco di 1. Comunque, non che al punto al momento ci serve, o meglio... Questo nemico è impossibile da evitare, a meno che non stai dalla parte dove non salti, gli dai una martellata, è tecnicamente inevitabile. Ti giuro che gli farei il guscio, ma ho dei tempismi orribili con quella mossa. Dai, ti prego, killalo, Luigi. Luigi, ti prego, ammazzalo. Dai un colpo criticissimo e ucciderlo. Ci ho sperato, eh. Ecco qua. Vai. Tra l'altro, sto nemico ha un'altra mossa a parte roteare con il cosino lì di fuoco? Credo di no. Credo di no. In ogni caso, qua è colpa mia. Ecco qua. Perfetto. Ah, se l'avessimo colpito prima, l'avremmo ucciso subito. 100 punti esperienza. Sta zona mi sa che ad ora è la migliore. Oh, ma guarda un po'. È difficilissimo prendere il tempismo di sti trampolini. Comunque, in teoria abbiamo fatto il giro giusto. Sì, perché se adesso vado di qua, ritorniamo dove volevo andare io, ovvero qui, per salire da questa parte. Allora, quindi ci manca questa zona qui e questa zona qui. Credo che al momento non siano disponibili. Va bene, torniamo di qua e saliamo di sopra. Ecco qua. Ah, ma si sono resettati? Vabbè, tanto uso l'avvitamento. Dai, però. Dicevo, uso l'avvitamento. Ah, di pochissimo. Vabbè, ci siamo arrivati alla fine. Allora, uno e due. Perfetto. Avvitamento completato, con elegante successo, tra l'altro. Allora, qua serve Mini Mario. Andare di qua non ci serve, quindi per forza di cose ci serve lui adesso. Qualche blocco nascosto? No? Sì. Salta, Mario. Salta, perfetto. Ecco. Dai. Ok. Perfetto. Quello è un ascensore, molto probabilmente. E ora ci possiamo andare entrambi. Sì, proprio un ascensore. Tu che cos'hai da dirci? Se giocate con me vi dirò un consiglio sulla strada giusta. No, grazie. Certo, certo, voi credete di sapere sempre tutto, eh? Mi divertirò a guardarvi strillare mentre vagherete disperati nei meandri del labirinto. Certo. Allora, col verde arriviamo da qualche parte a noi sconosciuta. Ovvero l'inizio. Lo immaginavo, eh? Lo immaginavo che saremmo tornati qua. Ma va bene così, va bene così. Mal che vada, appunto, tornavamo qui, benché andavamo in una parte nuova. Quindi non ci vuole nulla a ritornare qui, anche perché abbiamo già lo shortcut. Ecco fatto. Aspetta, ecco qua. Torniamo in quello rosso. Vediamo, eh. Ok, quindi il verde non si sa dove si va, il rosso si riscende di sotto, quindi andiamo nel verde.
facile. Mi divertirò a guardarvi strillare. Esiste la mappa. Cretino. Antipatico. Quanto odio ste pedane. Un super sciroppo. Volevo evitare di andare. Vieni qua. Dai. Perfetto, così finalmente non abbiamo preso danno, anche se il danno non è che lo prendiamo, però ci ho sperato in un fantastico, Ecco qua. Troppo presto. Allora, aspetta, martellata. Dai, ti prego, un critico. Sì, un critico culinario. Allora, ok, a questo giro siamo riusciti a prenderlo. Bene o male, con un attimo di abitudine sai quando saltare, almeno. Magari non capisci bene la profondità, però per abitudine, piano piano ce la fai. Allora, no, niente martello. Perfetto. No, esatto, questo qua. Ok, speriamo anche di saltargli addosso. Ci è saltato lui addosso a noi. Ok, in questo combattimento più lungo, inutilmente purtroppo. E speriamo che adesso, esatto, facciano il salto corto. Almeno uno l'abbiamo tirato via. Ecco qua. Ultimo prosciutto. 130. Sì, al momento credo che questa zona sia la migliore a livello di punti esperienza. Ecco qua. 5 monete. Niente di eccezionale, purtroppo. Let's go! Ovviamente. Maledizione. Allora, sì, nessuna mossa al momento ci può aiutare ad ucciderli. Perfetto. Ah, ti prego, di pochissimo. Ah, maledizione. Esatto, questo è un colpo fortunato. Bravo Gigi. Ecco, troppo presto. Vai Mario, uccidilo. Che è il nemico più problematico al momento, Non tanto a livello di danni, non tanto per altro, ma semplicemente per il fatto che non mi va neanche di essere colpito per sta cagata. Quindi tanto vale ucciderlo. Ecco qua. Dai! Ma com'è possibile che non l'hai ucciso? Mamma mia, perdiamo un altro turno per niente. Ecco qua, sì, l'ho fatto veloce proprio perché sapevo che gli mancava pochissimo. Ecco qua. Allora, credo che entrambi dovrebbero morire con un salto, però meglio andare sicuri. Pam parabam pam 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 pam. Pochino saliamo ancora di livello. Ogni livello, ogni zona più che altro, mi sa che sia Bowser che Mario e Luigi salgano all'incirca di 2-3 livelli. Abbiamo detto che dobbiamo andare nel verde, ok? Non facciamo l'errore di andare nel rosso. Mi divertirò a guardarvi andare a caso. Sono cattivo. Allora, e qui, ovviamente, c'è una boss fight. C'è una boss fight. Questo vuol dire che noi ci salutiamo qui. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se mi volete dire qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.